ci avete creduto fino in fondo, avete rischiato l'impossibile, poi un pizzico di fortuna, è arrivato il 2-2, ma ci avete creduto. Ma guarda, ovviamente la tua è una domanda legittima, però se facessimo l'errore di guardare la partita dopo il 2-1, Ah, no, certo. no, dico, è Ma ti ho ovvio. detto, poi parliamo È dell'altro. ovvio, in maniera molto onesta, per noi è stata una mazzata perché credo di poter dire, insomma, altrettanto onestamente che non meritavamo di stare sotto. Insomma, il Pescara era stato pericoloso, credo, solo nelle due occasioni dove ha sfruttato bene quell'opportunità. Io parlo fino al 2-1. Anzi, se c'era una squadra fino a quel momento che forse anche con un po' di confusione però meritava qualcosa di più, eravamo noi. È chiaro che il 2-1 ci ha messo in una situazione innanzitutto psicologica. Di vivere male quel quarto d'ora per due motivi: uno per la classifica, uno perché ci è caduto il mondo addosso, e due perché giocavamo contro una squadra che io reputo fortissima, soprattutto nel palleggio, nelle ripartenze, con giocatori tecnici rapidi, ma soprattutto con centrocampisti che sanno fare il primo passaggio, come Gaston, che conosco benissimo, e quindi l'ho vista brutta. Tant'è vero che poi ci siamo allungati in maniera generosa, però concedendo autostrade al Pescara in due occasioni con Monachello e con Marras, poteva Anche ovviamente. con Brugman. E Brugman, sì, beh, vabbè, sì, Però tre le ultime due occasioni, clamorose. due clamorose, diciamo così, abbastanza davanti al portiere. E Però questa è una lettura, lasciami dire, un pochino da sprovveduti del calcio, perché poi alla fine. io infatti ho No, no, detto no, la no. primi 20 minuti, poi parliamo dell'altro. No, non mi riferisco, ci mancherebbe, dico, spesso magari uno si lascia attrarre dagli ultimi minuti o dai primi, no? Io credo in maniera logica, bisogna analizzare tutta la partita e è chiaro che poi alla fine abbiamo cercato qualcosa, si vedeva che dentro avevamo solo l'aspetto nervoso, non tecnico, e siamo stati premiati, un punto importantissimo, venuto dopo una settimana dove praticamente non ci siamo mai allenati. Tra l'altro proponendo un sistema di gioco nuovo, e abbiamo dormito in tre alberghi, uno a Cosenza, uno a Lamezia Terme, poi ieri sera qua, e in campo siamo stati più sugli alberghi che in campo, perché i geni del calcio hanno deciso che è giusto anche a maggio giocare tre partite in una settimana, visto che sono 19 squadre, allora era giusto aggiungere anche i turni infrasettimanali ancora di più. E soprattutto l'altra cosa, e questo penso che lo stesso Pescara è stato danneggiato, la vergogna di non giocare in contemporanea a due giornate dalla fine, ma nessuno dice niente. Io mi sembra di impazzire perché Abbiamo notato, abbiamo sembro di notato. essere uno dei pochi coglioni che ancora vede il calcio in una certa maniera. Ditemi voi se con chi oggi non ha giocato e sa il nostro risultato. Vale, nostro significa Venezia e significa Pescara. È normale che fai calcoli, cioè non è scorretta chi fa i calcoli. È scorretto il fatto che non si giochi in contemporanea. Tra l'altro, se proprio non vogliamo farli giocare in contemporanea, facciamoli giocare venerdì. Non ho capito perché non in contemporanea e anche dopo di noi, che non abbiamo recuperato. Quindi, vabbè, questo è un discorso mio Ha che. ragione. Però tanto. Allora, i presidenti si lamenteranno oggi, però sono loro che accettano tutto. Le televisioni vogliono vedere. No, è È vero, vero. è vero. Perché se tu parli con le televisioni ti dicono: ma guarda, questo noi l'abbiamo proposto. Guarda, la televisione vuole il sangue, vuole vedere più cose in più tempo. Ma questo è legittimo da parte della televisione. Quello che invece è assurdo è che le società non capiscano che a questo momento del campionato, io dico le ultime tre, ma vogliamo essere proprio bravi, le ultime due devono giocare tutti in contemporanea. Se noi non riusciamo a mettere in campo queste cose, allora ci sta che la Serie B ha 19 squadre, ci sta che una squadra non si sa se forse verrà deferita, forse no. Cioè, questa è la solita barzelletta del calcio italiano, che se tu cerchi colpevoli, io ho detto che sono un coglione che non l'ho capito. Io vorrei che a quel coglione che sono io, uno mi spiegasse chi è che ha deciso questo calendario di questa domenica. Cosmi, torniamo un attimo, sono le sue Scusa. parole, no, le sue parole sono condivisibili ovviamente, torniamo un attimo a parlare della partita, lei ha detto che il Pescara ha trovato i due gol in due occasioni create,
oltre a quelle che c'erano state nel finale. Il Venezia ha trovato due gol su due calci di rigore, il secondo è sembrato abbastanza netto, il primo, per quello che abbiamo visto dalla tribuna, c'è stato un tocco innocuo di Balzano su Bocalon che quindi è crollato a terra. Quindi sono due regalati? No, il secondo è sembrato obiettivamente abbastanza, il primo qualche dubbio, lo ha detto anche Pillone ai nostri microfoni, lo ha destato, ma io non voglio metterla in difficoltà, sì. Che ha visto dalla panchina? Guarda, premesso che quello che si vede dalla panchina è troppo di parte, tanto è inutile, è chiaro, faccio allenatore del Venezia e quando facevo l'allenatore del Pescara dentro l'area erano tutti i rigori per il Pescara, oggi è normale che erano tutti per il Venezia. Non volevo entrarci in un discorso perché secondo me l'arbitro ha arbitrato bene al di là degli episodi. Non però c'è stata anche quella rissa finale che non è stata una bella cosa. No, ma perché ragazzi, perché questo motivo? Perché già arrivi a fine campionato che i nervi sono quelli che sono e non recuperi fisicamente, non recuperi a livello nervoso e però dopo si è tutta ricomposta, dai, mi è sembrato più fuochi d'artificio che alle risse vere sono altre. Sul primo rigore allora c'era? No, dico, allora, ero lontanissimo, mi sembra che è stato bravo Bocalon lì a guadagnarselo, d'accordo, la sensazione. Però visto che mi hai stimolato in questo, ti devo dire che forse l'ho rivisto in televisione, ce n'era un altro, un fallo di mano di Marras. adesso tu ti metterai a ridere. Però la vogliamo, facciamo così, forse era più quello che il primo. L'ultima da parte mia, Cosmi, ha detto abbiamo cambiato modulo, noi ci aspettavamo la difesa a 3, invece ha giocato a 4 un po' a specchio con il Pescara, perché? Perché innanzitutto io non sono un integralista come definizione, nel senso che se poi mi trovo per motivi contingenti a giocare una squadra che non può interpretare un sistema di gioco, cambio. E devo essere sincero, il nostro 3-5-2 non è mai decollato come volevo io e forse avrei dovuto cambiare prima, il problema è che l'organico che ho avuto a disposizione è troppo falcidiato da assenze importanti, quindi a volte aspettavo perché dicevo magari rientra quello e riusciamo a esprimerci meglio, invece rientra uno ne perde due. Esatto, ma soprattutto, vabbè, un discorso lungo, però nel 3-5-2 prevede ovviamente una fase difensiva, però prevede ripartire in una certa maniera, è importantissimo il primo passaggio, diciamo che se nel 3-5-2 del Venezia ci avessi Brugman e Melegoni o qualcuno che è stato a casa o Memushai, va sicuro che seguitava a giocare 3-5-2. Cosmi, un'ultima battuta, torniamo indietro di qualche anno, lei quando andò da Pescara ci rimase male, no. Pensava di restare? No, questa è una favola che assolutamente no, non è così. Cioè io ho accettato, Sebastiano ve lo può confermare con assoluto. Io, ma guardate, io sono una persona di calcio e accetto tutte. Infatti, le... L'ho chiesto da persona di calcio, no, sincera, no, qual è? No, ma accetto tutto. Quando, allora, chi, tra virgolette, comanda, chi decide le strategie, è giusto che prende decisioni che spesso sono giuste, sbagliate. Si aspettava di restare? Ma no, diciamo che sono arrivato che la squadra era un'ottima squadra, però era un gruppo da ricostruire, soprattutto sotto alcuni punti di vista. Ma io mi sono trovato bene con i tifosi, con la gente a Pescara, mi sono trovato bene. È chiaro che non ho potuto dare il meglio di me stesso perché era una situazione contingente, l'ennesimo subentro. Quindi io l'ho detto prima, ormai sono come quello della protezione civile. Cioè entro dopo i terremoti. E metto l'elmetto e tutti pretendono che in un anno ricostruisca le case. Invece purtroppo non sempre capita, però... Non sono rimasto male assolutamente a Pescara e il presidente lo può confermare perché continuo ad avere un rapporto assolutamente positivo con lui, come non sono rimasto male l'anno scorso ad Ascoli, insomma, voglio dire, quindi sono andato via. Evidentemente di me si apprezza l'emergenza e quindi non lo so se sarò in grado di lavorare sempre in emergenza. Mi piacerebbe costruire qualcosa. Quando mi hanno dato la possibilità di farlo, tipo Trapani, credo che a Pescara si ricordano, per esempio, molto bene. Molto bene, che è stato il problema. Quella è stata una partita svolta per due società. È stata un pochino la rovina del Trapani perché avrebbe voluto andare in Serie A. Tutti ricordano quell'abbraccio tra lei e Oddo, lei Massimo, che piangeva, sì, e Massimo, sì. Oddo che la venne a consolare. Sì, sì, assolutamente sì. Però è stata un po' la rovina di tutti e due. Noi che siamo rimasti in B e il Pescara che è andato in A.